Allora, Gheorghi Gospodinov è un autore bulgaro nato nel 68, 1968, e è sicuramente oggi l'autore bulgaro più conosciuto nel suo paese e uno dei più conosciuti all'estero. C'è da dire in realtà che la letteratura bulgara è fra le più dimenticate delle letterature europee in generale e delle letterature slave in particolare. Perché si sia creata questa situazione rispetto alla letteratura bulgara è uno dei misteri, perché non abbia lo stesso appeal della letteratura ceca o slovacca o russa o di altre letterature, sono, come dire, cause che sarebbe lunghissime esplorare, ma che si possono far risalire alla particolare sfortuna dei bulgari in generale. Sono stati più di 500 anni sotto il dominio turco e a chi sarà curioso e volesse scrivermi troverò un modo di rispondere nel dettaglio. Detto questo, voglio solo ricordare che uno dei più noti critici bulgari diceva che la letteratura bulgara somiglia a uno studente che ha fatto tardi a scuola e fa i gradini a tre per arrivare a tempo in classe. E intendeva dire semplicemente che spesso la letteratura bulgara è una specie di concentrato di varie cose, è come se volesse riprendere in corsa cose che negli altri paesi sono già state macinate, superate. I simbolisti bulgari non sono mai simbolisti puri, i romantici bulgari non sono mai romantici puri. È sempre tutto una specie di miscuglio, c'è sempre quest'ansia di correre dietro agli avvenimenti. Oggi naturalmente la situazione è un po' differente perché internet ha cambiato tutto. Oggi non esiste più lo scrittore chiuso nella sua torre d'avorio o nel suo paese dimenticato. Oggi tutti sono in contatto con tutti. E Gheorghi, il cui soprannome i bulgari usano molto, nomignoli affettuosi, lui si chiama Gheorghi e il suo nome di famiglia, diciamo, è Joro, che è molto, molto affettuoso, appunto. Gheorghi Gospodinov oggi è uno scrittore internazionale con fortissime radici piantate nel suo paese. Tant'è vero che quando io ho desiderato farlo, peraltro Gospodinov Voland l'ha scoperto da subito con il primo romanzo naturale che è uscito qualche anno fa e che fece grandissimo rumore in Bulgaria quando è uscito, vinse tutti i premi che poteva vincere. È stato tradottissimo all'estero, noi di Voland siamo stati tra i primi a tradurli in italiano. Romanzo naturale era un romanzo che era stato definito postmoderno, ecco, è un romanzo molto bello, ma secondo me Fisica della malinconia in qualche modo ha superato anche questa fase del postmodernismo, è inclassificabile, è semplicemente un romanzo affascinante, che parte da una considerazione, da un personaggio che è un bambino che ha una strana malattia, quella dell'empatia, cioè lui entra in relazione con tutti gli esseri umani, non solo con gli esseri umani, con gli animali, con le cose, lui è capace di entrare nei ricordi di suo nonno, di suo padre, ma anche nei ricordi della lumaca che suo nonno inghiottiva per lenire i dolori di stomaco, entra in relazione con tutto il creato. E una delle figure con cui entra in relazione è il Minotauro. Il Minotauro, che è uno dei personaggi centrali del libro, ma il Minotauro non tanto e non solo come figura della
dell'antichità, quanto come, come dire, emblema della diversità e della solitudine soprattutto. Il Minotauro è metà uomo e metà bestia, non è né uomo né bestia, è solo in tutti e due i regni, quell'umano e quell'animale. Il Minotauro è l'emblema della solitudine.